Senti, cosa pensi di tutte queste notizie sul presidente Berlusconi con queste ragazze? Secondo te che sia vero o non sia vero? Se è vero fa bene, fa male? Cosa ne pensi? Non lo so, sono fatti suoi. Sono fatti suoi. Noi siamo qui nel bar di Zio Angi, che è il centro politico qua di Chioggia, indiscusso, dove ci sono tanti amici al di sopra delle parti. Mi sembra che qua gente di sinistra non ce n'è neanche uno. No, siamo tutti destrossi. Ma su questi discorsi che vengono fuori sul presidente Berlusconi, che sembra che abbia frequenti rapporti di natura intima, lei cosa, tu cosa ne pensi? Forse gli piace vedere gli altri che fanno, lui magari guarda e farà qualcos'altro. Secondo lei, ma queste voci sono vere, secondo lei, o non sono vere? Che cosa? Che ha queste... Che ha tutte queste donne, queste... E per forza, con i soldi, il coraggio... Quindi secondo lei è vero? Secondo me è vero che fa tutte queste casinate che fa, comunque si preoccupasse un po' di più per l'Italia e meno dei suoi affari, sarebbe molto ma molto salutare. Va bene Franco, grazie. Senta, un'informazione, lei è una persona anche di, una persona matura. Domanda che hai io. Anche nipotini, no, lui meglio che noi domandiamo. E di queste voci sui giornali ricorrenti della vita sessuale del presidente Berlusconi, lei pensa che sia vero? Ah, questo non so, sono fatti suoi. Ma lei esprime un parere favorevole, negativo, un presidente del consiglio un po', cosa dice? Va bene. Se lo fa, va bene. Bene, grazie. Buongiorno signor Giorgio. Buongiorno. Senta una cosa, ma di queste notizie che vengono sul presidente Berlusconi, queste ragazze, lei cosa dice? Che sia vero, che non sia vero, ci crede, non ci crede? Se è vero, fa bene, fa male, cosa ne pensa? Sintetico. Berlusconi ha la sua età e finché si può divertire nell'ambito suo privato, che si diverta pure tranquillamente. Bene, suo pensiero, sintetico. Il mio pensiero sintetico. Sono in compagnia, sto registrando con degli autorevoli amici politici ai quali chiedo un parere su tutte queste notizie che ci sono in questi giorni sulla stampa di Berlusconi, ragazze, che sia vero o non sia vero, cosa ne pensate? È una manovra politica? Il vostro parere. Oltre a essere politica, secondo me, è proprio distruttiva nel senso politico. E quindi? Quindi è giusto che si smetta di andare avanti su questa strada. Fa male a tutti, perché l'Italia non è fatta soltanto di personaggi di sinistra, ma anche di destra, e quindi non ci sono soltanto personaggi di destra, ma anche di sinistra. Se qualcuno di sinistra viene perseguitato, come stanno facendo con Berlusconi, dalla bellezza di 3, 4, 5 anni, senza contare il resto, va bene, qualunque uomo di sinistra sarebbe corso in un guaio, si sarebbe ucciso, ammazzato, pigliato una pistola e sparato in testa, perché basta adesso. Anzi, Berlusconi secondo me è una persona da rispettare, perché ha fatto sempre del bene all'Italia e non del male. Signore, buongiorno. 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 Sentite, io volevo, così, in questi giorni c'è una grande campagna pubblicitaria, insomma, mediatica, di informazione sul Presidente del Consiglio, che sembrerebbe che insomma, questo Presidente del Consiglio, insomma, abbia frequenti rapporti con tante ragazze, eccetera. Ma voi su questo discorso cosa ne pensate? Non sono affari che mi riguardano, meglio per lui se riesce, tanto meglio per lui. Cose completamente naturali, se può farlo buon per lui, c'è chi con 30 anni in meno non tromba e lui lo fa. Complimenti Presidente.
Quindi non vedete un aspetto negativo, insomma, assolutamente no. Ammesso che sia vero che abbia tutte queste performance. Assolutamente no. Ho capito, va bene. Grazie. Anche per me. Grazie del vostro intervento. Prego.